Non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti se possibile. Ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre. Dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo, non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti, la natura è ricca. Nell'acqua. Vedi che potremmo modellare la terra, guarda che roba, va! Guarda quanta materia ha creato Dio! Ma tutto si perso! Tutto si perso! È sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice. L'acqua a mezzo i campi! Magnifica. Ma noi l'abbiamo dimenticato. Purifica. Manda i tuoi angeli a purificare questo pianeta Terra. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori. Il commesso sa come chi sei. Non preoccupate, c'è i programmi, c'è tutto per sapere chi sei. Quindi, fatela finita, perché hai rotto veramente i coglioni. Ha precipitato il mondo nell'occhio. Tutto, che diavolo. Tutti a piamme per il culo, che castello. Ci ha condotti a passo d'oca a fare le cose più abbiette. Pazzesca, guarda, la malvagità è una cosa bruttissima. Tutti coloro che sono malvagi, sia verso di me, sia verso i propri simili. E dopo, essendo malvagi cuscì, non te crede che fanno del bene a loro stessi, eh? Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà. La scienza ci ha trasformati in cinici. Che disastro, guarda, ogni ciò si accorge. Nuove patologie. Pendà dal dottore, pendà in farmacia. L'abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchinari, ci serve umanità. Più che abilità, ci serve bontà e gentilezza. Senza queste qualità la vita è violenza e tutto è perduto. La natura stessa di queste invenzioni reclama la bontà nell'uomo, reclama la fratellanza universale, l'unione dell'umanità. Perfino ora la mia voce raggiunge milioni di persone nel mondo, milioni di uomini, donne e bambini disperati. Vittime di un sistema che impone agli uomini di torturare e imprigionare gente innocente. A coloro che mi odono io dico, non disperate. L'avidità che ci comanda è solamente un male passeggero. L'amarezza di uomini che temono le vie del progresso umano. L'odio degli uomini scompare insieme ai dittatori. E il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo. E qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa.